Bella raga, qui Danefre, ben visto un nuovo episodio di Happy Wheels. Siamo all'episodio numero 3, però prima di cominciare questo episodio veramente di andare a fare qualche bel livello, voglio iniziare con qualche livello strano già fatto dal gioco, perché voglio parlarvi di due piccole novità che riguardano la nostra serie. Allora, la prima novità di cui vi voglio parlare è che ogni episodio saluterò nell'episodio dopo le prime tre persone che commentano. Queste cose, queste due novità sono per coinvolgere un po' voi nella serie e spingervi anche a seguirla meglio, ad essere più attivi, eccetera eccetera eccetera. Quindi, prima cosa, voglio salutare i tre primi commentatori dello scorso episodio, che sono, non dirò i cognomi perché adesso c'è Google Plus, ci sono i cognomi e non voglio dire i cognomi della gente che non vuole. Quindi abbiamo Andrea, Samuele e una terza persona che si chiama Mr. Trolls LOL, il nome più strano che poteva darsi come nome su Google Plus, ma non importa. La seconda novità invece di cui vi voglio parlare è una piccola cosa che ho deciso di fare per coinvolgere ancora di più voi nella serie, che è quello di andare a diciamo chiedervi o di chiedervi di dire la vostra scena preferita o il vostro momento preferito dell'episodio o il vostro livello che vi è piaciuto di più o qualsiasi cosa che c'entra con queste cose. Quindi, se avete un livello che vi è piaciuto un sacco, lasciatelo nei commenti. Ed ora iniziamo subito con questo primo livello qua, che è quello più votato di questa settimana. Quindi dovrebbe essere abbastanza bello, speriamo di sì. No, l'abbiamo già fatto, ok, l'hanno fissato, quindi si vede che c'è stato un problema. Quindi non facciamo quello, facciamo Spike Fall Hard. Mi ricordo che questo nello scorso episodio ci sono voluti tipo due o tre prove per riuscircela a fare, però non penso di potercela fare oggi perché sono anche stanco e mi butto un po' a caso. Vediamo se ce la facciamo al secondo colpo oppure no. Oddio, oh no, era quasi, ce l'avevamo quasi fatta. Vabbè, proviamo Pogo Jump Neon. Questo è un po' di tempo che non faccio. Se si chiama Pogo Jump dobbiamo per forza prendere quello col Pogo. Dov'è? Eccolo qua. Fuck you bad. Fuck you bad, proprio scritto con la nel modo più corretto possibile. Mi piace, non so perché mi piace un sacco sti livelli che hanno tipo solo gli outline delle costruzioni, quindi solo solo il contorno, solo il perimetro delle linee con tutti i colori eccetera eccetera. Li chiamano neon anche se non mi ricordano molto i neon, però vabbè, se la gente li vuole chiamare neon li lasciamo chiamare così. Comunque non so se ce la faccio fare sto salto, sono piuttosto nabbo oggi, si vede che la stanchezza mi intacca un pochettino. Sto provando a usare il mio collo come... Ah, sì, ecco, proprio... No, oh mio Dio, sono scivolato proprio all'ultimo secondo, ce l'avevo quasi fatta, ero quasi passato dall'altra parte. Oh mio Dio, come... ma come... No, ok, come uso il pogo senza gambe adesso? No, non è giusto? Oh mio Dio, si può usare un pogo senza gambe? Oh, sembrava che avevo infilato la gamba con il pogo. Oh, che schifo, ho preso anche le braccia. Ok, sono un hot dog. Guardate, c'è un pezzettino di osso che si muove dall'altro braccio, quello dietro la mia sala. Ew, che schifo, che schifo. Ok, diamo un'occhiata a questo che si chiama 10 Ways to Die Version 2. Tempo fa abbiamo visto la prima versione, quindi magari dai, almeno continuiamo, vediamo anche la seconda. Allora, primo, Triagger, la persona che abbraccia gli alberi. Un po' troppo forte, possiamo dire. Tirare fuori la spazzatura da un terrorista. Ok, non so perché ci metterebbe le bombe nella spazzatura, ma vabbè. Front flip fail. Troppa cacca. Cannone, act fail. Ah, il salto col cannone. Dove si... Oh mio Dio, ma... Perché? Vediamo, blender acid. Oh mio Dio. Si è infilata nel frullatore. È meglio frullato. Mangiato da un alligatore. Così proprio. Non pensavo morissi se venissi mangiato da un alligatore. Meteorite. Vediamo. Schiacciata. Magia. Sì, magia e usa le spade. Non potevo usare una Avada Kedavra o qualcos'altro. Simply the pull da parte. Era proprio cattivo.
cattiva, povero Babbo Natale. Proviamo. Mechironcar, cosa significa? Cosa ci sta a significare? Scegli. Ah, dobbiamo fare la nostra macchina. Allora, colore, c'è il verde? No, facciamo l'arancione. Allora, non mi piace il azzurro. Le nostre window le facciamo giallastre. Ok, sì, mi piace questo giallastro strano che non so perché dovremmo fare le window gialle. Le ruote le facciamo azzurre, queste mi piacciono azzurre, rosa sono un po' troppo effeminate. Le luci le facciamo queste qua, non so perché, sparato una a caso, voglio giusto vedere la mia macchina. Oh mio Dio, che figata! Praticamente ci permette di scegliere quale colore e quale diverse cose vogliamo e praticamente stiamo programmando quale macchina verrà fuori. Quindi se anche io faccio a caso e magari scelgo cose a caso così, ora sto scegliendo totalmente il contrario di quello che ho fatto prima, giusto per vedere se funziona. Vediamo se viene fuori anche così. Non so, è veramente figa sta cosa che tipo cambiano i colori della macchina. Bel lavoro a quello che ha fatto questo livello. Mi piace un bel po'. Ok, allora questo sembra promettente. Un Velociraptor si chiama. Premi spacebar per iniziare. Ho premuto spacebar e ora premi di nuovo. Ok. Oh sì! Sì, sto correndo con un Velociraptor. Oh mio Dio. È stranissimo. E poi sta gente qua che non riesce neanche a tenere gli elmetti in testa. Ma co come? Cioè, ci sono delle gambe che si muovono da sole senza avere un corpo così, senza motivo. E perché? Guardate le gambe che continuano a muoversi anche dopo che si sono staccate dal corpo della persona. Perché? Per quale motivo sono spiritate? Vabbè, dai, non c'è veramente molto da vedere in sto livello, tranne per sto Velociraptor che hanno fatto piuttosto bene. Sinceramente non so nulla di come fanno le mappe di Happy Wheels, quindi non so, è piuttosto carina sta roba che si può anche fare sto Velociraptor che però c'ha delle gambe che sembrano quelle di un pupazzo, tipo di cartoni animati, una cosa del genere, stranissime. Ok, allora proviamo questo che si chiama Get the Coin, cioè prendi la moneta hard. Ok, è sicuramente hard perché mi hanno diviso a metà al primo salto. Perfetto, ok, dai, sì, ce l'ho fatta. Guardate, mi sono piegato a metà, c'ho le frecce che mi hanno piegato a metà il corpo senza nessun motivo. E c'è un tipo uno spear glitchato qua che va avanti e indietro. Proviamo Colorful Boltro. Colorful significa colorato. Molto colorato in inglese. Quindi proviamo a fare questo boltro che io non riesco mai a prendere bene le palle. Ok, l'ho lanciata. Oh, non c'è un muro per rimbalzare. Ok, allora è difficile. Abbiamo vinto. Così facile, alla terza palla che ho lanciato? Perfetto! Mi sono anche smesciato per terra senza un vero e proprio motivo. Proviamo Hard But Possible. Usiamo il mio preferito che è questo qua con la Segway. E che diamine devo fare? Ho perso le braccia e ora... E... Oh! Sono stato impalato al muro. Perfetto. Ok. Schivato, però non ho le braccia. Sì, cannone e nulla, sono morto. Come si fa? È difficile ma possibile, ma non è vero, ma dove devo andare? Ok. Oh, ce l'ho fatta! Perfetto, perfetto, perfetto. Ok, proviamo questo che si chiama Jetpack Joyride, che se non ricordo male è anche un'applicazione per l'iPhone, iPod, Android, non lo so. Però lo voglio provare solo perché si chiama Jetpack. Allora, anche qua, premi spazio per iniziare. Oh, ok, allora stiamo volando, perfetto. Perché ci sono i voti? Ah, ma è semplicissimo, dai, sono già alla fine. Mi sono un po' sgraffignato le ginocchia lì senza motivo. Proviamo Dad vs Mom. Papà verso mamma. Find and remove all over. Kill them, yeah. Ok, sono già morto. Mi sono stato ucciso da una mamma. Ma come? Oh, mi rimbalza il suo coltello sempre in testa. Maledetta mamma. Quindi devo uccidere le mamme, però sto morendo di continuo, cosa che non è benissimo. Vediamo se ce la... Non c'è... Rage quit. Ok, allora, questo si chiama Pogo Don't Move. Lo faccio solo perché è Pogo e perché non abbiamo ancora fatto un po' un Don't Move oggi, quindi vediamo cosa ci porta questa cosa. Ok, ho visto la mina, quindi non ho preso un colpo stavolta. C'è un bambino lì. Perché dovremmo uccidere il bambino? Diceva lì, non uccidermi, ti prego. Ok, bang. La persona che ha fatto sta mappa sicuramente aveva un bel po' di tempo da spendere su... Oh mio Dio, ha rimbalzato sul cesso così a caso senza nessun motivo.
motivo. Va bene, vediamo cosa succede ora. Non dirmi che si blocca qua perché sennò è una fine proprio brutta. Oh mio Dio! Povero bambino, l'abbiamo ucciso seriamente. Ok, un altro cannone, un altro? Sì, no, è diverso questo, è un altro colore. Ush! Perché dice ush? Oh, non dirmi che si è glitchato, non ho toccato nulla, giuro. No, ok, giusto, 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 siamo giusti. Ush, ush. Ha messo anche quello. Oh, again. Ush. Il pogo diretto in testa. Noi abbiamo perso una gamba anche. Thanks for playing. Grazie a te per aver fatto la mappa. Ok, si chiama 18 più Sword Throw. Penso che sia il numero delle spade. Non sono sicuro di quello che sia. Però dice Censors. Quindi dice censura nella descrizione. Quindi non so cosa aspettare. Oh mio Dio! Cosa? Come? Ah, c'è un bottone del suicidio. Non so se l'ho riuscito a vedere, però c'è scritto Be careful, suicide button. Ma perché c'è Babbo Natale che fa una threesome con altre due persone? Oh, non ha senso. Sono esploso. Oh mio Dio, le mie budella sono tipo volate in aria via senza motivo. Cosa devo fare per vincere? Devo ucciderli? Dice uccidi le persone sporche, le cattive persone. Mi si sor. Ah, ok. Ti si rompono le gambe così senza motivo, però non riesco a prendere sta spada. Dai, ah, abbiamo vinto. Però uno è. Oh, guardate dove lì si è infilata l'ultima spada. Ok, allora ci sta con il senso del livello, però dove ha capitarci proprio a noi? Ok, allora, questo si chiama Long Jetran. A quanto ho capito è una versione di un Bottle Run, solo fatta con i jet. Sembra piuttosto semplice, perché basta tenere premuto un tasto e dovremo arrivare alla fine di questo nostro livello senza problemi. Oh, c'eravamo quasi. Proprio al primo colpo c'eravamo quasi. Vediamo se ce la facciamo ora senza toccare nulla, se non la freccia che ci manda in avanti. Oh mio Dio, cioè, sempre all'ultima parte. Vediamo, magari se salto qua e provo così. No, perché dobbiamo prendere la velocità maggiore possibile. Quindi se io faccio così e sto in questa posizione, ce la facciamo? Vediamo. Forse no, non ce la facciamo. Non so perché. Sembrava più semplice di quello che pensavo. Allora, vediamo. Oh mio Dio! No, i jet mi hanno intrappolato. Oh, sono scomparso dallo schermo. Tutto quello che va su dovrebbe tornare. Dai, vediamo. Oh mio Dio! Sì! Oh, ce la possiamo fare! Torna indietro! Torna dentro! Oh, buttati! Oh, dai! 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 Oh, dimmi! Sì! Ok! Abbiamo vinto nel modo più epico possibile. Voglio vedere il replay solo perché per quanto culo proprio abbiamo avuto. Ci siamo incastrati dei jetpack nel nostro corpo. Poi abbiamo fatto un volo completamente strano che ci ha mandato non so dove, ci ha portato proprio sul muro alla fine dell'area della vittoria, dove ci siamo tirati indietro. E mi sono appena accorto che mi si era staccato il piede e lo stavo tenendo in una delle mie due mani. Ok, vabbè, questo livello dai, l'abbiamo fatto giusto per fortuna. Ok, allora, voglio provare questo che si chiama Crimson Lit Ball. Crimson è un colore su un rosso, non so che colore sia, sicuramente. Però Lit Ball è un tipo di livello che non abbiamo mai fatto, che consiste in mollarci da un personaggio, prendere una palla, e praticamente noi siamo trasportati da questa palla in una specie di track che ci porta in giro. Quindi praticamente noi stiamo scivolando su queste nostre sbarre per provare ad arrivare ad un livello. Comunque, il Crimson è più o meno, vedete, il colore che è stato usato un sacco in questo livello. Vediamo, finisce qui subito, così corto. Io pensavo fosse un po' più lungo. Vabbè, facciamo l'ultimo di questo nostro episodio. Proviamo. Vediamo uno che non sembra abbastanza lungo. Proviamo Long Bottle Run. Di solito io le Bottle Run le vinco sempre, quindi penso che anche questa la riusciremo a vincere. Però speriamo di sì. Non so se ce la faccio oggi, perché sono stanco, ma boom, ce l'abbiamo fatta. GG easy. Comunque, mi dispiace dirlo, ma per questo episodio è tutto, perché siamo già oltre al tempo che avevo oggi per registrare. Quindi io spero che l'episodio vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un mi piace, commentare e dirmi qual è stato il vostro livello preferito di questo nostro episodio, o quale parte vi ha magari fatto più ridere. E nulla, vi ricordo che se vi piace la serie di lasciare un commento, un mi piace, e magari di farla vedere agli amici per supportarla e per farla continuare. E nulla, con questo saluto, bella raga, qui Danifra. Yeah.